Ciao a tutti, da Inebolu, vi faccio vedere il Mar Nero alle mie spalle. Ovviamente è passata l'adrenalina, ieri già ho avuto la mia botta di stanchezza, oggi come sto? Ancora un po' sotto sopra, qua passerà, mi dà ancora un po' di fastidio. Sono svegliata con male qua al tricollo, ho male anche alla zappa destra. Per il resto bene, un po' di fastidio dietro al ginocchio sinistro quando cammino, quando metto carico, ma al di là di questo niente di terribile. Tutta la notte ho sentito le onde del mare, anche il canto del muezzino alle 3, non sono riuscita a dormire benissimo oggi. A breve prepariamo le moto e partiamo, ci aspettano circa 6 ore, circa 350 km per andare verso la prossima destinazione. Io sono molto felice anche con Amedeo di condividere con voi i racconti di questo viaggio. Non c'è un copione, le cose come avete visto succedono. Quello che a me piace fare è raccontarvi così come la vita ci scorre davanti, gli incontri succedono. Per cui se i miei video vi piacciono, lasciatemi un mi piace, commentate, iscrivetevi qua sotto al canale, perché questo mi aiuta moltissimo a crescere e a poter continuare a portarvi i miei racconti nelle vostre case. Allora, da ieri abbiamo cambiato un po' di programmi perché la Francesca qua si è schiantata. Facciamo il disegnetto. Cos'è, un fungo? No, non c'è scritto. Morte? Sì, c'è una voragine che volete evitare. Cos'è sta roba? Qua si è caduta. Qua abbiamo riparato la moto e ci siamo fermati a dormire a Inebolu. Adesso giriamo la mappa, facciamo benzina qua, andiamo avanti, continuiamo sulla statale, sulla 010, e dovremmo dormire circa a questa altezza qua, più o meno qua. Comunque pare che la strada bella sia finisca qua, la strada costiera bella che finisca a Samsun. Ancora lunga per la Georgia. La Fra che si sta preparando. Dai, non è successo niente. Perfetto. Solo questo. Ferite di guerra. Ferite di guerra. Salutiamo Inebolu che ci ha ospitato per stanotte. La temperatura è pazzesca, si sta veramente da Dio, senza il sole diretto ci saranno 26-27 gradi. Ho un po' di dolorini un po' dappertutto oggi. Benzinaio. Eccolo qua. Paratatata. Non troppo affollata come costa. Sembra bello, in realtà quando lo guardi da vicino è pieno di sabbia. È tipo marroncino. Eccole là, le nuvole del Mar Nero. La temperatura si è abbassata. Giuro che la strada passa di qua. Allora, in mezzo al nulla, questo posto sembra un po' a Georgia, verso Sciuli. Stavamo confrontando sulle selle. Allora, lui ha la Tenereste 100 Rally del 2022, quindi sella unita, pezzo unico, mentre l'anno scorso avevi due pezzi. La sella quella normale. Io l'ho ribassata, come sapete bene. Come allora avete visto anche il gel. Il gel. Purtroppo devo dirvi che la cosa non ha migliorato. Mi fa male, da fastidio, poi mi fermo, mi passa, poi scusa, riprendo. Luca, non è servito. E niente, noi diversamente alti dobbiamo comunque soffrire, però vabbè, insomma, si fa. Perché io sto in basso, ma dovrei stare. Ecco. Dovrei stare così. Dov'è Amedeo? Dov'è? Fuori dall'inquadratura. Scendi. Boh, mentre tu invece quest'anno con la sella unita della Rally, come ti trovi? Da Dio. Cioè, infinitamente meglio dell'anno scorso. Con la pecora, che comunque, ragazzi, è la quello svolta. Tanta roba, ma non per quanto sia morbida, ma perché ti tiene
il popocci fresco. Fresco quando fa molto caldo, l'abbiamo provato quando c'erano 43 gradi qualche giorno fa. Per cui, ma in realtà, a parte col caldo umido, ma il caldo umido fa schifo a tutti, per il resto, addio. Bene, ripartiamo. Sai che mi ricorda quasi l'India quando siamo scesi dall'Himalaya? Quando sono con le scimmie là? Sì! All'ombra, che carino qui, un porticciolo. Sì, abbiamo gli stessi gusti. Cosa vuol dire? Mi piace questa vita vera, ho visto che casa, la gente dentro per casa. Cosa vuol dire che non abbiamo gli stessi gusti? Non veniamo attratti dalle stesse cose. Ma cosa vuol dire? Che mi sei rifermato nell'autogrill. Tu sei rifermato nell'autogrill? Io mi sei rifermato nell'autogrill perché penso che tu voglia solo arrivare là a zap. Siamo comunque in viaggio. Siamo sulla D010, in quel tratto un po' noiosetto dove ormai la strada è diventata larga, doppia corsia per ordine di marcia. E Medea voleva fermarsi in un autogrill per mangiare, erano le 2 passate. E io ho detto no, siamo vicino al mare, andiamo a cercare un posto sul mare. E quindi siamo finiti qui, su in un porticciolo. Abbiamo mangiato il pesce che me l'ha fatto proprio, l'ho indicato, me l'ha fatto vedere, freschissimo. E a me dà un po' schifa tutti gli esseri che vengono dal mare, cioè non gli fa senso, però è riuscito in autonomia a tagliarsi il pesce, incredibile, normalmente glielo pulisco io. Abbiamo mangiato un pesce buonissimo, ci hanno portato un'insalatona, antipasti. Ottimo, secondo me questo è il modo ideale per fare pausa e mangiare, non soprattutto prima. Siamo nati per stare sopra la terra, non per stare dentro l'acqua. Quindi bisogna mangiare bestie di terra. Bestie di terra. Siamo fermati qua a Lezzane, alla farmacia, a prendere le garze e un po' di cerotto per la Francesca, perché forse non bastava quello che avevamo. E adesso vediamo di fare gli ultimi 100 km prima di arrivare in questo posticino che abbiamo preso, dove ci fermeremo 2 notti. Staremo fermi, lei farà un po' di lavoro e anch'io. Stavamo parlando del fantastico cielo sopra di noi, ci rende il viaggio veramente confortevole. Sì, il mare adesso è veramente nero.
come darle torto. Abbiamo fatto benzina, l'ultima prima di stasera. Ci mancano 60 km sulla costa in direzione Trebisonda. Dovrebbe essere questo. Carino. Beh, siamo arrivati in un bel posticino. Adesso vi mostro. Abbiamo proseguito sulla costa del Mar Nero. Abbiamo prenotato stasera, domani sera, quindi domani giornata di riposo per me che ci vuole, perché oggi sapete che guidare con gli acciacchi dopo comunque un incidente non è proprio il massimo. Questo bel rumore delle onde del mare, direi che sarà un bel riposo. Allora, oggi ci siamo fermati sul Mar Nero, faccio vedere. Sto cadendo! Il mare d'inverno, il mare col grigio, col brutto tempo, mi ha sempre messo molta tristezza. Questa volta no, sarà perché sono in viaggio, perché c'è una moto là parcheggiata, pronta per correre ancora tantissimi chilometri. Sarà perché il Mar Nero così non l'avevo mai visto. Mi sento bene, mi sento in pace. Voglio solo tempo. Tempo per esplorare il mondo, per guardare, per dare fondo alla mia curiosità nei confronti dell'altro, nei confronti dei luoghi che ancora non conosco. C'è ancora tanta strada da fare. Domani ripartiamo, ma ci voleva questo, forse è un po' come Istanbul, uno dei momenti più belli che ho passato. Io non amo troppo le città quando viaggio, preferisco stare nelle lande sconfinate dove c'è solo la natura attorno a me, ma uno dei momenti più belli che ho passato a Istanbul è quando mi sono fermata su una panchina e mi sono guardata attorno, ho guardato la vita scorrere, le persone raccontarsi, passeggiare insieme, fermarsi, guardarsi attorno. Quello è uno dei momenti più belli di quando viaggio. Adesso sono date appuntamento su questa strada, sul Mar Nero.